Il coro di no si è fatto sentire già nel corso dell'incontro pubblico a Palazzo San Francesco, mentre le ragioni del sì alla bretella le ha sostenute con fermezza il consigliere comunale Fabio Pingue. Ma cosa pensano i cittadini del progetto? Lo ritengono utile dal punto di vista strutturale ed economico? La parola a loro. Per me è utile solo per D'Alfonso. Indubbiamente questa cifra, che è una cifra importante, potrebbe essere impiegata per altre infrastrutture di cui la nostra città ha profondamente bisogno. Forse ci si poteva fare qualche altra cosa, però ringraziamo Dio che arriva sempre qualche cosa sul territorio. Perché poi parlarne sempre male delle cose? Qua su siamo abituati a parlarne male di tutto e ci capita di tutto. Quindi ci sta questa cosa qua, a quanto pare la stazione verrà rivalutata, rimodernata, speriamo bene. A mio parere non sono utili perché si potrebbero dirottare in altri. Tipo scuole, l'edilizia scolastica, in questo momento abbiamo da rifare tutte le scuole di Solmone, facciamo l'edilizia scolastica. E poi io vorrei vedere i costi-benefici, vorrei vedere personalmente la relazione dove lei indicata i costi-benefici. Beh, intanto per cominciare, con 11 milioni si fanno tantissime cose. In una città dove si dovrebbe fare di tutto, forse l'ultima cosa che si dovrebbe investire è investire appunto su una bretella.